Capisco che ci possa essere qualche recriminazione da parte della Massese, perché l'arbitraggio effettivamente mi è sembrato che abbia avuto delle pecche nella gestione. E se lo dice il direttore generale della formazione vincente in trasferta per 1-3, ci si può tranquillamente credere. Cristian Robilotta di Sala Consilina ha determinato il risultato finale di Massese Gavorrano con, sostanzialmente, due decisioni discutibilissime che hanno permesso ai Minerari di ribaltare il risultato. Mister Malfanti era in super emergenza, senza, tra infortunati e malati, Molinaro, Costantini, Lecchini, Mosti, Brondi, Lazzoni, Maggiari e Lorenzini, almeno 7 i potenziali titolari assenti. Centravanti schierava Mazzucchelli e sistemava in campo dopo lungo tempo in difesa Imperatrice. Recupera dopo mese Canale e si accomoda in panchina. Di fronte ai grossetani di Mister Cacitti, 7 vittorie ed un pareggio nelle ultime 8 gare, schieravano dal primo minuto il fortunatissimo ex Placido in difesa, mentre l'altro ex di stagione, Lamioni, partiva dalla panchina. Tra i pali Lapuano Salvalaggio. Davanti molto ben assortita la coppia con Possente Gomez, ex Savone Ponsacco, ed il rapido Jukic, ex Sangio. Ennesima bella giornata sotto le Apuane, parte meglio la Massese con un'intenzione di tiro di Mazzucchelli dopo pochi secondi. Al 12° su angolo di fatta da destra, la girata in area di Mazzucchelli sbatte sul braccio di Mastino, ma per l'arbitro si può continuare. Rispondono i rossoblu al 17° con una sponda in area di Costanzo per Gomez, che calcia male a lato da posizione favorevolissima. Buon momento per gli ospiti che con una bella girata in area di Jukic al 22° chiamano all'impegnativa parata in due tempi Ricci, ma al 24° la Massese passa. Angolo di fatta da sinistra, va incontro in tuffo sul primo palo Mariotti che gira in rete di testa. Incredibilmente l'unico non convinto è Robilotta, che dopo essersi avvicinato e dopo qualche istante convalida per l'incontenibile gioia dell'esperto Mariotti alla sua seconda segnatura stagionale. Al 30° la gara potrebbe chiudersi se l'arbitro espellesse come da regolamento Conti e Placido, ma dopo il parapiglia scatenato dal fallo di Aldrovandi, giustamente ammonito, Robilotta si dimentica di sanzionare adeguatamente Conti, solo giallo per lui, e Placido, rimasto addirittura immacolato per i loro falli di reazione, mentre espelle correttamente il solo della Pina. Inaccettabile perché ingiustificato il giallo a Posenato, che era in diffida e sarà squalificato. Alla ripresa Mister Cacitti lascia intelligentemente il miracolato Placido negli spogliatoi, sostituendolo con Grifoni. Dopo poco dall'inizio Mazzucchelli tenta una stoccata di mancino da sinistra, bloccata a terra da Salvalaggio. Al quarto tempestiva uscita fuori area coi piedi di Ricci ad anticipare Jukic. Al 10° la seconda svolta della partita. Boni sulla sinistra trattiene Grifoni e viene ammonito. Punizione per i grossetani battuta da Conti e Boni accorcia di un paio di metri respingendo. Secondo giallo ed espulsione dopo pochi secondi. Così, invece della doppia superiorità per la Massese, arriva l'inferiorità numerica dei bianconeri. La gara si capovolge e dal 15° la difesa della Massese si fa sorprendere su calcio d'angolo da sinistra battuto corto. Si inserisce in area Ferrante che anticipa Mariotti e pareggia. Passano 3 minuti e su uscita della difesa bianconera, forse troppo lenta, Conti con un pallonetto millimetrico serve Jukic solo al dischetto in posizione molto dubbia, che stoppa e gira in rete per il sorpasso rossoblu. Chiude sul 3-1 al 41° sul passaggio di Jukic, che aveva eluso il fuorigioco da destra, il guineense Gomez, che appoggia in rete da pochi passi. Al 44° entrando al posto di Posenato, infortunato, si debutta il classe 2001 Samuele Galloni. Al 48° su punizione da sinistra di Bruni, Jukic tocca di testa da sottomisura, tra le braccia di Ricci. Prossimo turno a Scandicci contro una formazione reduce dal pesante 4-0 di Tavarnelle Val di Pesa.